da tutti. Guarda, io mi siedo, preferirei stare in piedi perché mi trovo a disagio seduto col microfono così, sei troppo alto per me. E quindi mi devo mettere in questo modo, vediamo, altrimenti mi alzo e siamo meno formali. Come meno formali sono le immagini che ho cercato di produrre, che servono soprattutto come promemoria. Quindi, al di là dei ringraziamenti di Pragmatica per avermi invitato, sono sempre contento di essere in Sardegna, che amo molto, devo dire. Questa relazione, che ha per titolo La scherma della mente che mente, poteva anche avere per titolo Perché amo la scherma. Beh, guardate che quando io intendo, quando parlo di scherma, o meglio, parlando di spada, che è il tema di questo convegno, io penso di non essere fuori tema, perché la spada è il simbolo della scherma. E poi perché la scherma rappresenta, diciamo che la spada è un'arma seria, ma c'è qualche fiorentista o sciabolatore che mi può contraddire qui dentro, non lo so, comunque. Sì. La spada è un'arma seria, la sciabola lo è diventata meno, non per colpa degli sciabolatori, ma delle giurie e degli arbitri, bisogna dirlo, vedo che condividi. Quindi la spada come simbolo della scherma che attraversa i secoli. E per me il percorso è un po' strano, un po' diverso, perché io arrivo alla scherma, alla conoscenza della scherma, il mio primo approccio è avvenuto da adulto, all'università. Ho iniziato l'università e mi sono ritrovato a fare scherma. Quell'immaginetta che voi vedete lì sopra dei due judoka è perché facevo judo prima. Ho avuto la fortuna o la sfortuna di trovare un giorno l'opportunità di far volare per aria il mio maestro, il che ha comportato che la volta dopo il maestro mi ha rotto una clavicola inchiodandomi per terra. Certo, non l'ha fatta apposta, però due gesti di fila, università a Napoli, il CUS è Napoli. Ebbene, la scherma mi è piaciuta subito, avevo già una buona preparazione sulle gambe e in seguito, devo sorvolare su molte cose, in seguito ho pensato di continuare con questa passione insegnando la scherma. E il problema si è posto subito, perché quando io sono andato ai miei bravi corsi per imparare a diventare maestro di scherma, le cose funzionavano così: c'era un maestro importante o più di un maestro importante che ti diceva come si fa. Vedete, è bello quello che ha detto Enrico, ed è bello soprattutto che la scherma permette approcci diversissimi e permette di fare risultati con approcci diversissimi, perché la scherma in sé è talmente ricca di possibilità e di contenuti che la si può prendere da tante parti. Io venivo con una formazione scientifica, all'epoca ero stato iscritto a fisica, poi ho continuato e finito con scienze naturali, quindi una mentalità abbastanza quadrata da questo punto di vista. Per cui andavo a questi allenamenti, dove trovavo questo maestro che è il figlio di questo che vedete qui, questo è Carlo Pessina, vice direttore della scuola magistrale, famosissimo maestro dell'epoca, il figlio Giorgio, che era anche il maestro del presidente della federazione. Quando io gli ponevo delle domande si seccava un po', perché per fatto ti ho detto che è così perché è così, sì, ma a me non bastava, io volevo sapere perché, e lui non me lo diceva, e a me sembrava che un pochino non lo sapesse, forse, come spesso capita. Per cui lui si infastidiva, un bel giorno mi dice: quando avrai fatto gli allievi che ho fatto io, allora capirai. Beh, insomma, potete capire che una risposta del genere non mi garbava proprio per niente, per cui avevo questo spirito, come dire, di ricerca, di ricercatore, che mi spingeva a cercare di capire qualcosa in più della scherma, che andasse al di là delle tecniche pure e semplici. La tecnica è l'aspetto più visibile della scherma, ma certamente non solo non è tutto, è solo una piccolissima parte del tutto. Quindi io mi sono messo a cercare queste cose che allora mi dicevano che erano quelle fondamentali. Voi sapete, i trattati di scherma, anche quelli che si usano adesso, no? Per diventare maestro di scherma bisogna studiare dei trattati, fare un corso di studio abbastanza lungo, e a un certo punto di questi trattati voi trovate scritto che le cose fondamentali per fare la scherma sono tre: tempo, velocità e misura.
Tra l'altro il flusso della torma parla della velocità, il tempo e la misura arrivano dopo, Vadi forse è il primo che esplicitamente le richiama. Comunque sia, sono cose belle da sentire, ma un po' difficili da spiegare. Per cui io leggevo queste cose sul libro, tempo, velocità e misura sono il fondamento della scherma, e mi aspettavo di trovare il resto del libro che mi spiegasse cos'erano tempo, velocità e misura. Era finita lì. Quindi tempo, velocità e misura sono le cose più importanti. Noi parliamo della botta dritta, della cavazione, della geometria, del passo avanti e del passo indietro, del tempo, velocità e misura, zero. E naturalmente questo per me, che in origine volevo fare un ricercatore e sapere come va in Italia, ha rappresentato un po' una sfida importante, per cui è stato l'argomento di cui all'inizio mi sono interessato. Ma poi sono andato oltre. Mi sono domandato qual è l'essenza della scherma. Sembra una domanda oziosa, fasulla, ma invece non lo è, perché pensate cosa succede con tutti gli sport oggi. Succede che si rischia che uno sport passi di moda, perché i giovani sono attratti da altre novità, da altre cose più divertenti, propagandate dal cinema e da altre cose, per cui si fanno altre attività e la scherma cade nel dimenticatoio. Perché cade nel dimenticatoio? Per motivi molto terrestri, molto economici. Lo sponsor vuole guadagnare dallo sport che sponsorizza le Olimpiadi, e quelli che organizzano le Olimpiadi devono garantire allo sponsor determinate entrate. Lo sponsor dice: quanta gente importa questo sport come numeri? Di conseguenza, se la scherma perde terreno da questo punto di vista, mi dai un bicchiere d'acqua per cortesia, rischia effettivamente di non farcela. Pensate questo, che oggi la scherma ha 12 possibilità di medaglia, grazie, una basta, grazie, 12 specialità, ma siamo all'assurdo che alle Olimpiadi ce ne sono solo 10. Due anni prima si sorteggia e si dice: voi, mi raccomando, restate a casa e state bravi, perché lo spazio per voi non c'è. Un atleta che si vede perdere 8 anni di allenamento, di possibilità di fare un'Olimpiade, è estremamente frustrato. E perché il CIO non ci dà queste due medaglie in più? Perché in effetti la scherma, che pure ormai è diffusa perché è stato fatto un lavoro capillare, prima la scherma era un fatto solo europeo, adesso è un fatto mondiale con circa 130 federazioni, comunque sia coinvolge un numero di persone ancora non elevatissimo. Della scherma ci ricordiamo sotto gli Olimpiadi perché ci sono le medaglie, poi ce la dimentichiamo e poi ce la ricordiamo la volta dopo perché l'avversario, l'Errigo, chi altro per lei, incomincia a vincere. Quindi questo problema rappresenta, diciamo, il clou, la cosa più importante della scherma. Qual è l'essenza della scherma che ci permetterà, se noi la coltiviamo, se noi la sappiamo promuovere, di far sì che le generazioni future, che i giovani, che voi e gli altri continuino ad amare uno sport come questo, che è nella nostra natura? Questa è la domanda che riguarda l'essenza, ma ve la voglio fare in un modo un po' più indiretto. Vedete la figura del pugile? Provate a dire a un pugile che sembra uno schermidore quando tira, eh? È un bel complimento. Provate a dire a uno schermidore che sembra un pugile quando tira, non è un complimento, direi. Il che vuol dire che c'è qualcosa nella scherma, di cui ci occupiamo subito dopo, che io definisco un po' l'essenza, e vediamo. Ecco, questa immagine che voi vedete, che è una delle più antiche, che riguarda un avvenimento schermistico, direi, sì, rituale, ma sostanzialmente oggi lo chiameremo sportivo, no? Con, in questo bassorilievo vedete non solo i due che tirano con questo bastone che sembra una sciabola con guardamano, ma hanno una maschera legata alla parrucca. Dietro di loro c'è un arbitro, alla destra c'è la corte del faraone, a sinistra ci sono altri lottatori che stanno lottando fra di loro. Quindi una manifestazione che oggi sicuramente chiameremo sportiva, e che dimostra come ci si addestrava all'uso delle armi fin dall'antichità, il che del resto è logico, considerate che la scherma era inizialmente sostanzialmente arte di guerra. Era fatta per la guerra, ed era fatta l'educazione, diciamo, marziale del cavaliere, della persona, era
completa. Bisognava saper lottare senza armi, con le armi, con la daga, con la spada corta o lunga, con la lancia, a cavallo, a piedi. Bisognava saper fare tutto. L'educazione marziale era completa. E succedeva che crescevano di pari passo la potenza offensiva delle armi e la potenza difensiva delle armature, degli scudi, che a volte potevano essere usati anche come armi. Vedete poi come questo sviluppo si accompagna allo sviluppo della società, perché per dire, vedete il primo bronzetto che c'è lì, che è proprio di Cagliari, uno dei bronzetti. Oggi ho visitato il museo qui, qui sotto, veramente magnifico, e ho visto cose che non avevo mai visto prima. Bene, vedete che le stalle di bronzo sono belle, larghe e costolate, perché si piegavano, non potevano essere usate che principalmente di punta, ma sostanzialmente fare una spada di quel genere e poi quelle di ferro, che richiedono una tecnologia ancora superiore, richiede un tipo di organizzazione sociale diverso. Cioè, senza l'agricoltura non ci può essere la specializzazione, il cacciatore raccoglitore non si può portare la fornace appresso e fare l'arma dove si trova, la deve rapinare all'agricoltore, alla società in cui esiste l'agricoltore, in cui esiste il fornitore, quello che fa lo spadaio, che riceve in cambio delle sue spade quello che gli serve per mantenere sé e la famiglia. Quindi le trasformazioni sociali si accompagnano allo sviluppo della scherma. E comunque voi ricordate quelle belle immagini di cavalieri con la corazza, pesantissimi, dei carri armati dell'epoca, non dimentichiamo mai, costosissimi, perché era molto costoso comprare o mantenere tutto questo armamento. Poi però succede un fatto che segna la svolta, ed è l'invenzione, la scoperta della polvere da sparo. L'arma bianca pian piano perde la sua importanza come arma di guerra, però resta l'arma del gentiluomo. Si sviluppa il duello, si sviluppa il punto d'onore, si sviluppa la ritualità del duello, e contemporaneamente, per l'abbandono delle armature ormai rese inutili, perché un colpo di pistola, un colpo di fucile vanifica qualunque armatura, le armi cominciano a diventare più leggere. Cosa vuol dire che diventano più leggere le armi? Vuol dire che fiorisce un gioco molto più rapido, un gioco molto più, come lo definivano, artistico, per cui la punta, che prima, il taglio che prima veniva usato con forza, con armi pesanti per sfondare un'armatura, diventa un gioco che è molto più un ricamo artistico, come si poteva vedere nel secolo scorso, come ancora si può vedere in certi assalti di fioretto o di spada. Questo comporta un cambiamento dell'arma, comporta una maggiore copertura, necessaria copertura della mano, per cui la punta viaggia intorno al polso, per cui cambiano le tecniche, cambia la velocità, per cui diventa più evidente la necessità di capire queste cose, tempo, velocità, misura, cosa sono e come funzionano. Non è che non funzionino negli altri sport, in tutti gli sport è necessario avere tempo, velocità, misura, però solo la scherma lo afferma in questo modo, perché nella scherma questo si vede meglio, ed ecco questo uno dei motivi per cui la scherma è uno sport assolutamente importante. Io direi la madre di tutti gli sport di competizione. La scherma oltretutto ci ha lasciato una quantità di frasi, di usi, di costumi. Vedete lì il saluto dei militari, che deriva quasi certamente dal fatto che i cavalieri antichi alzavano la scellata dell'elmo per salutare e mostrare il volto, ma dove la scellata si apriva per così, il saluto è questo qui. Quindi c'è un legame che i militari non conoscono più fra questo uso e l'uso antico. Vedete il bottone, rappresenta il fatto che uomini e donne si abbottonano la giacca in modo diverso, perché l'uomo aveva la spada alla sinistra, la destra doveva essere libera di impugnarla, mentre la sinistra poteva abbottonare, e così via. Ci sono tantissime possibilità e tantissime frasi che noi ancora usiamo, di cui non ci ricordiamo più l'origine. Quando diciamo venire ai ferri corti, venire alle mani, prestare il fianco, spezzare una lancia a favore di qualcuno, addirittura attaccare, oggi attaccare ha un significato univoco ben chiaro, ma una volta attaccare era definito solo nei trattati di scherma come il movimento iniziale per spostare il ferro nemico dalla linea. La linea era quell'atteggiamento per cui l'avversario col braccio gli stesso puntava la spada verso il petto del nemico. Prima di potersi avventare sul nemico bisognava attaccare il ferro.
Da lì poi ha preso piede il moderno significato di attaccare, che prima non c'era, si diceva salire, si diceva aggredire, ma non attaccare. Quindi vedete quante cose hanno portato a questi cambiamenti. Ma la cosa più importante di tutte che ha portato questa novità, e soprattutto la novità della trasformazione poi della scherma in accademia e successivamente in sport, quindi in dimostrazione influente, comunque all'inizio sempre finalizzate al duello e poi in sport, è il thank you.